sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Ferruccio Mazzola. Quando si parla di Mazzola si pensa naturalmente al grande Valentino, eroe del Grande Torino morto nel tragico incidente di Superga, e al figlio Sandro, bandiera dell'Inter. In realtà Valentino aveva un altro figlio, Ferruccio. Anche lui militò, seppur giocando pochissimo, in quella grande Inter di Elenio Herrera che a metà degli anni 60 dominò l'Italia, l'Europa e il mondo, vincendo 3 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 2014 Ferruccio Mazzola pubblicò un libro intitolato Il terzo incomodo, in cui svelò alcuni aspetti poco conosciuti dell'Inter di Herrera, ovvero l'utilizzo sistematico, proprio su input dell'allenatore argentino, di sostanze dopanti quali ad esempio le anfetamine. La società Inter querelò Mazzola. Ne scaturì un processo. Nessuno dei giocatori ancora viventi all'epoca si presentò, compreso il fratello Sandro, che da allora ruppe ogni tipo di rapporto con Ferruccio. Soltanto uno, Franco Zaglio, andò a testimoniare e confermò quanto scritto da Ferruccio Mazzola. La testimonianza di Ferruccio Mazzola attribuiva a farmaci dopanti anche i decessi di numerosi giocatori della Fiorentina degli anni 60 e 70, come ad esempio Bruno Beatrice, per la cui morte fu accusato anche Carlo Mazzone per omicidio preterintenzionale. Mazzola aggiunse anche che a pratiche illecite sarebbero stati sottoposti nello stesso periodo i giocatori della Lazio, tutte squadre in cui Ferruccio giocò. Resta il fatto che molti giocatori della Inter di Herrera morirono prematuramente o con malattie che potrebbero essere legate all'utilizzo di sostanze dopanti. Picchi, Tagnin, Bicicli, Longoni, Masiero, Minussi, lo stesso Facchetti. Ecco, il doping è un fenomeno che riguarda lo sport non soltanto da pochi anni a questa parte, con il grande sviluppo dell'industria del farmaco, ma che affonda le radici già nel secondo dopoguerra, quando magari si faceva in modo più artigianale, meno scientifico. Ci sono interviste a Coppi e Bartali dove ammettono tranquillamente l'utilizzo di bombe, droghe, anfetamine per andare più forte. C'è la morte di Simpson sul Mont Ventoux nel Tour de France del 67. Nel mondo del calcio in particolare molte, forse troppe, sono le morti strane. È il caso di Stefano Salvatori, ex Milan, ed è preoccupante l'incidenza di malattie come la SLA in ex calciatori. Pensiamo a Signorini o Borgonovo. Per conoscere queste storie vi consiglio caldamente la lettura dei libri di Carlo Petrini, ex calciatore squalificato per le vicende del calcio scommesse, poi diventato scrittore e che ha, come si suol dire, vuotato il sacco circa tanti argomenti spinosi che riguardano il mondo del calcio. E anche lui morto piuttosto giovane al termine di una brutta malattia. Da questo punto di vista, Ferruccio Mazzola ha certamente aiutato a puntare una luce sul problema.